Ecco come lo dicevo io, è proprio mancanza di civiltà questo. Questa adesso è stata segnalata come meno di scarica o già conoscevate? È stata segnalata varie volte, è stata bonificata e siamo sempre pronti a testare. Comunque ci sono parecchi gatti nella zona, avranno qualcosa da mangiare. Ah, qua dietro ce ne sono degli altri. Ma sotto... ogni tanto pure appiccino perché si vedono residui carboniosi. I soliti pneumatici. Filtri di olio. C'è di tutto. Un bambino. Completamente ostruito addirittura con la griglia fuori. Canarina vecchia. E qui, anche qui c'è di tutto. Vecchi televisori. Cambio di olio. Dannosissime. Vetri, plastica. Vetro, plastica, secco, umido. Ci sta di più. C'è un buon assortimento. Sì, sì, c'è tutto. Tranne qualche indizio. Oh, siamo noi che siamo i gatti. Però sì. Guarda, sugli scontrini, se hanno la tessera, esce nome Paolo Antico. Con la scheda, va? Casi. Esce il nome, però non esce la strada, va?
Ecco. No, però non so ci dica. Eccolo, vai. L'autore del misfatto. Sì, mettilo sulla busta. Qua ci sta il misfatto. Stato. Quindi voi constatate, diciamo, la provenienza del proprietario dell'immobile, dopodiché passate i nominativi a chi? No, se sono pochi li facciamo tutti sul posto i verbali, se no dopo saliamo in sedia e li scriviamo i verbali e ci leghiamo le prove vicine, poi dopo ci stampiamo le foto e ce le attacchiamo comunque anche le foto dietro di quello che abbiamo trovato. Ah, ok. Poi compilati così per bene vengono portati al comando vigile e loro stampano. Che sono tutte scarpe, così scarpe. Questa è la stessa cosa. E qui negozio, è in un negozio. Negozio di scarpe. Che sta nelle vicinanze, se vi interessa. Sicuramente. Dimmi una cosa, che ha detto i vigili? Che mandava a... Che punto di riferimento gli hai dato? Partita? Abbiamo scritto 200 partita, non mi ricordo.